La Domenica delle Palme è la domenica in cui noi ripartecipiamo alla passione di Cristo in attesa della Pasqua e davvero, ascoltando il Vangelo durante la celebrazione, mi è venuto davvero in mente quanto la nostra storia si è rispecchiata in quella passione lì e quante croci, quante fatiche, quanti dolori ci siano. Le guerre alle porte dell'Europa, il terrorismo, i massacri, impossibile nella Domenica delle Palme che ricorda l'entrata di Gesù a Gerusalemme, la sua passione, morte, risurrezione, non pensare ai drammi di oggi. Il vescovo di Treviso, Michele Tomasi, durante la processione e l'omelia, ha invitato i fedeli a pregare per la pace. La salvezza ci viene da quell'uomo, da Cristo che è rimasto sulla croce e ha donato la sua vita per noi, non ha tolto la vita a nessuno e l'ha donata per tutti. Questo è un po' l'augurio e la speranza di non perdere la fiducia nell'amore e nella bontà dell'uomo. E di rametti di olivo benedetti che oggi i fedeli hanno preso nelle chiese sono il simbolo della pace. È quel simbolo che ostinatamente noi continuiamo a credere che la pace sia possibile. Che sia possibile il dialogo, la comprensione, il dono di sé c'è bisogno, alle volte è faticoso, impegnativo, alle volte è veramente doloroso perché la violenza è grande. Ecco, la mia speranza è che tutti i fedeli, quando porteranno a casa il rametto di olivo e ci passano davanti, dicano una piccola preghiera per la pace, anche questo sarà un contributo al nostro mondo.